Benvenuti ragazzi al solito appuntamento quotidiano. Ricordatevi, se siete interessati a pormi una domanda, potete mandare un messaggio utilizzando il bottoncino via messaggio presente direttamente sulla mia pagina e io, se possibile, vi risponderò. Ciao ragazzi e bentornati. In questo video vi voglio mostrare un esercizio estremamente utile per andare a rinforzare tutta la parte del core. Moltissimi di voi magari si saranno cimentati in quelli che sono i sollevamenti delle gambe alla spalliera. Tuttavia, magari riescono tranquillamente a portare le gambe fino qua, ma non riescono ad eseguire la chiusura, oppure non si sbloccano da tutti i movimenti dove le gambe arrivano, anche se tese, a formare un angolo di 90 gradi con il bacino. Quindi quello che ci serve è un esercizio che ci permette di colmare questo gap. Quindi una buona cosa che noi potremmo fare è andare a utilizzare sia i concetti di negativa, sia una facilitazione per andare nella posizione di partenza dell'esercizio. Quindi se voi guardate questa dimostrazione, vedete chiaramente come andiamo ad utilizzare una variante precedente che abbiamo già completato, come i sollevamenti delle ginocchia raccolte al petto, per portare velocemente le ginocchia al petto, distenderle e portarle alla sbarra. A questo punto la cosa fondamentale è eseguire una negativa. Logicamente la negativa dovrebbe essere uniforme. Se però noi abbiamo una debolezza in un determinato range di movimento, che può essere per esempio quello della massima chiusura, io vi consiglio due cose. La prima, quella di andare a costruire prima una negativa fluida e, quando siete in grado di controllare, diciamo 10-15 secondi di negativa, lavorare sul secondo concetto, ossia cercare di rallentare il più possibile quegli angoli di movimento. Okay? Dove noi normalmente siamo deboli quando dobbiamo eseguire la fase concentrica. Va bene? Quindi spero che sia passato un po' su questo concetto. Questo esercizio è fondamentale per andare a ridurre quello che è il gap tra una progressione e l'altra. Ora non vi resta che metterlo in pratica.